La definirei consapevole. Siamo ovviamente tutti consapevoli appunto dell'importanza di questa partita. Dobbiamo approcciarla come una finale. Questa è una partita che, se da un punto di vista matematico, non decreterà nulla né in caso di vittoria né in caso di sconfitta, ma da un punto di vista mentale è fondamentale. Chiaramente le problematiche fisiche sono ormai note a tutti, ma questa è una di quelle partite dove abbiamo l'assoluto bisogno e dobbiamo assolutamente dimenticarci di quello che poteva essere e non è stato, dimenticarci di chi poteva esserci e non ci sarà. E dobbiamo per forza tirare fuori dal cilindro assolutamente delle extra energie, assolutamente delle extra motivazioni. Ma no, Marulli sta completando il suo recupero. Santiangeli è stato un malore prima della partita, per cui da questo punto di vista non ci sono problemi. Chiaramente perdurano le problematiche, le assenze di Claudio e di Ela, però quelli che eravamo a Ferrara saremo a Veroli. Il problema vero, oltre alle assenze, è chiaramente il perdurare di questa cosa. Noi siamo un mese che ci alleniamo, più di un mese, che onestamente ci alleniamo in grandissima emergenza, ma è una di quelle cose che non devono contare in una partita come quella di mercoledì. Non va affrontata la stella azzurra, va affrontata l'importanza della partita. È ovvio, giochiamo contro una squadra che abbina la freschezza e l'atletismo dei giovani del vivaio Stella Azzurra alla solidità e alla qualità di giocatori senior come Dambrauskas, D'Ercole, Marcius, Raspino. Quindi è una squadra che ha un mix di atletismo e esperienza importante. È una squadra che ha perso le ultime partite veramente di un soffio. È una squadra che ti porta a giocare un tipo di pallacanestro molto più convenzionale a lei. E quindi dovremo essere furbi e bravi a cercare di concedere in difesa il meno possibile e giocare in attacco una partita il più pulita possibile, nonostante i corpi che avremo davanti sono onestamente di altissimo livello.